L'idea è quella di creare un brand turistico che potrebbe essere proprio Arezzo Antiquaria e poi e mettere insieme dei mondi distanti tra loro, che sono quelli proprio degli operatori dell'antiquariato e del collezionismo, ma oggi c'erano anche dei tavoli che lavoravano di turismo con professionisti del turismo e professionisti della comunicazione e del marketing. Quindi queste quattro anime che dovranno lavorare insieme nei prossimi anni per far sì che l'antiquariato diventi un vero e proprio prodotto turistico. About 15, questo è il titolo del primo appuntamento dell'Open Forum di Arezzo Antiquaria, un lungo percorso di avvicinamento verso l'atteso anniversario che cadrà nel 2018, i primi 50 anni della Fiera dell'Antiquariato. È chiaro che da oggi in poi dobbiamo immaginare anche una fiera diversa, perché sta cambiando complessivamente il sistema economico, sta cambiando il modo di fare turismo, per cui credo che le collaterali dovranno essere sicuramente sviluppate. Abbiamo un problema generazionale, che i nostri ragazzi, i nostri giovani sono poco attenti alla cultura dell'antiquariato. Abbiamo sia un'utenza con un'età piuttosto avanzata, per cui dobbiamo reinventarci da questo punto di vista, ma penso che questa città e la fiera abbia ancora molto da dare. L'iniziativa si è svolta nei locali restaurati del piano terra del Palazzo di Fraternita in Piazza Grande. Qua avverranno eventi, iniziative che mai erano stati ad Arezzo. Oggi facciamo una rivisitazione della Fiera dell'Antiquario. Siamo tutti qua programmati per creare condizioni migliori per lo sviluppo culturale e turistico, ma anche economico della nostra città. Un incontro che si inserisce all'interno del più ampio progetto Arezzo Antiquaria, che vuole essere un'occasione di riflessione e di proposte concrete sulla Fiera Antiquaria e su tutto il settore dell'antiquariato.